Oggi la video recensione di una tastiera gratuita dal nome Akers Keyboard. E andiamo a vedere prima di tutto come attivarla e le impostazioni, così facciamo un ripasso anche di questo aspetto, visto che spesso ho trovato problemi e alcune persone con delle difficoltà. Dunque, si va in impostazioni, facciamo tutto da capo, menu. Impostazioni, poi si va in lingua e tastiera e trovate la lista di tutte le tastiere che avete installato. Spesso c'è il nome e sotto le impostazioni, come anche in questo caso. Nome Akers Keyboard, dovete spuntare la voce qui a lato e andiamo a vedere le impostazioni. Dunque, in questo caso troviamo la percentuale di altezza delle lettere della tastiera, se attivare la tastiera a piena modalità ritratto, suggerimenti, modalità di correzione dei suggerimenti, vedete, visualizzazione tasti, se far vibrare, se far suonare, se mettere un suono di pop-up per sicurezza dall'agitazione, tocca per la correzione, quindi lato positivo che possiamo vedere subito, una parte di impostazioni sono in inglese, una parte è in italiano, ma andiamo a vedere anche come attivarla. Dunque, facciamo in questo caso una ricerca sul market, teniamo premuto. Andiamo a cliccare sul metodo di inserimento, compariranno tutte le tastiere installate che avete spuntato e attivato nella sezione precedente. Io in questo caso l'ho già selezionata, Akers Keyboard, vado a ritoccarla ed eccola qui in basso. Questa tastiera, allora, sfondo nero, tasti di color grigio con le lettere in bianco, modalità automatica proprio come per i PC, quindi doppio tocco maiuscolo sempre, un tocco maiuscolo per una lettera A e ritorna maiuscolo, per fare un esempio. In basso io ho lasciato spuntata la voce per accedere subito alle impostazioni, ma anche, come abbiamo visto prima, il metodo di inserimento che ci permette di installare appunto nuove tastiere. Come sempre, tenendo premuto per qualche secondo su una lettera, compaiono le stesse con l'accento piuttosto che con l'apostrofo. Andiamo a vedere anche, vedete, e dato che si tratta della prima riga, anche il numero, infatti E è abbinato al numero 3. Akers Keyboard è gratuita, è molto valida, devo dirlo, sia per tablet che per smartphone. Andiamo a vederla anche in orizzontale. In orizzontale, come potete vedere, i numeri vanno in una propria riga e sotto le lettere. Sempre il menu per accedere alle impostazioni. Nell'ultima riga tasto funzione che vedete, numeri in una propria sezione, simboli, e frecce in basso, in alto, a destra, a sinistra, maiuscolo anche sul lato sinistro, sul lato destro, scusate, vedete. In alto tasto per cancellare, intanto vedete che qui sopra compaiono quelle che digito. Akers Keyboard per Android.